Loretta Goggi, insomma, non c'è 6 senza 7. Pare, prima erano 2 senza 3, adesso 6 senza 7, sì. Probabilmente sarà, da quello che ho capito, anche una delle edizioni ultime di tale quale con i VIP, quindi anche credo con una giuria come la nostra che non avrebbe senso, insomma. Ma mi divertirà farlo ancora, mi divertirà applaudire i miei colleghi e emozionarmi con loro e per loro. Quindi sono contenta di esserci e di prepararmi a divertirmi ancora una volta. C'è un personaggio tra questi di quest'anno, un concorrente che ti incuriosisce di più? Ma onestamente posso dirlo, tutti. Tutti, perché nessuno nasce come imitatore e quindi sono tutti da scoprire in questo senso, e lo trovo più stizzicante, perché sapere che c'erano degli imitatori nelle altre edizioni o comunque persone che si erano cimentate nel caratterizzare alcuni personaggi famosi falsava un po' il voto, eri costretta comunque a riconoscere che uno che fa l'imitatore di professione è più bravo di uno che non lo fa di professione, a parte qualche sorpresa che c'è stata anche. Questa volta secondo me sarà interessantissimo vedere come cantanti di professionalità, di fama, conclamata, con voci riconosciute eccetera, possano diventare altri. Secondo me sarà più stimolante.